Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi stiamo assistendo, abbiamo ascoltato delle letture meravigliose, fratelli e sorelle carissimi, in questa 31esima domenica del tempo ordinario, che culminano nell'episodio di Zaccheo, questo grande peccatore, grande convertito, che leggeremo insieme, perché nella vicenda emblematica di Zaccheo ci sono tantissime cose importanti per noi su cui riflettere e anche sulle dinamiche con cui il Signore opera con le sue creature, perché ci sono delle leggi molto molto ben precise che fondamentalmente, diciamo così, ruotano intorno a questo principio: è sempre Dio che prende l'iniziativa per la nostra salvezza e per farci del bene, però le iniziative di Dio non possono e non devono venire vanificate dal nostro rifiuto, ma devono essere accolte e, perdonatemi, a volte colte al volo, perché possano gradualmente portare a ulteriori moltiplicazioni di grazie. La vicenda di Zaccheo, come vedremo, in questo senso è appunto emblematica e paradigmatica. Focalizziamo un pochino prima di alcuni punti. Allora, innanzitutto qui c'è un prequel che non c'è scritto nel Vangelo, perché è chiaro che Zaccheo vuole vedere Gesù perché ne ha sentito parlare, è chiaro. Non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto se non ne avesse sentito parlare. Però capite, di Gesù a quei tempi, voi pensate che tutti parlavano bene? Parlavano tutti bene o no? Secondo voi? Tutti quanti pensavano che Gesù fosse un grande santo e il figlio di Dio venuto sulla terra? Quello che ci dicono i Vangeli, qua si vede anche quelli che mormorano, è entrato in casa di un peccatore. Molti dicevano che Gesù era uno che sì, parlava, però se la faceva, perdonate, il Signore mi perdonerà, ma questo purtroppo dicevano coi peccatori e anche con qualcun altro oltre che i peccatori, comincia sempre con la P, però lasciamo perdere, insomma, ma nel Vangelo c'è scritto. Qualcun altro pensava che fosse un mezzo mattacchione, capite, uno che passava che fino a ieri faceva il falegname, quello che gli dicono a Nazareth, dice, ma che ti metti a predicare? Ma tu sei più del carpentiere, ma fino all'altro giorno mi hai fatto i mobili, ma ti metti a predicare, ma che stai a fare? Quindi non c'era tutta questa concordia, capite? Ecco, allora Zaccheo ha già fatto una scelta, quindi chi parlava bene di Gesù e chi parlava male, come dei parroci, come dei vescovi, come del Papa, a chi da moretta? Ecco, guardate che questo però accade anche in ogni, come dire, processo di conversione. C'è un prequel, d'accordo? Il Signore a volte ci intercetta in situazioni di vita. Ti invitano a un pellegrinaggio? Che faccio? Vado? Non vado? Ti invitano a... Sai, è venuto, c'è sta quel grande uomo di chiesa che è venuto a fare questo incontro, è venuto a fare questa testimonianza. Vado o non vado? Ecco. Zaccheo ha detto, no, secondo me... E ci avrà sicuramente pensato, eh? Quindi questo è il primo lavoro che fa la nostra coscienza. Possono di tutto quello che pare, a me, da quel poco che mi sembra, secondo me questo sta messo bene, voglio vedere, basta questo. E non so, allora, attenzione però, poi comincia il diavolo. Numero uno, ci troviamo a Gerico. Sapete dove si trova Gerico? Questo è chiaramente un luogo simbolico, anche per far capire la situazione di Zaccheo. Sapete dove si trova Gerico? Gerico si trova vicino al Mar Morto, in Palestina. E sapete il Mar Morto che zona è? 426 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso del pianeta Terra. Quindi capite l'espressione simbolica, vuol dire che Zaccheo stava proprio rovinato, diremmo, stava proprio sotto un treno, cioè pubblicano e ricco, ma non aveva fatti quante Carlo in Francia, stava messo male, d'accordo? Stava messo male, ma intravede una speranza e s'aggrappa a sta speranza. Altro problema, era piccoletto e quando passava Gesù faceva tanto rumore, si facevano, capite, le folle, le fiumane, non riusciva a vederlo. Altra difficoltà, s'arrampica sull'albero. Cosa ci dice questo qui? Ecco, torniamo sempre agli esempi esistenziali. Te invitano a un pellegrinaggio, lui dice vado, bene. Comincia, ti sfascia la macchina, si ammala tu suocera, succede questo. Cominciano una montagna di impicci, bastoni tra le ruote, perché il diavolo purtroppo
comincia a preoccuparsi, perché sa che se noi raggiungiamo Gesù è la vita e per lui è la fine, e quindi cominciano bastoni fra le ruote. E vedete il secondo merito di Zaccheo, che fa? Si scoraggia, dice: caccia la miseria, non riesco a vederlo, sono troppo, pazienza. No, si arrampica sull'albero, capite? A significare, insomma, un'operazione, una fatica di superare alcuni ostacoli. E vedete lì Gesù si ferma, guarda questo sta usando bene le prime grazie che gli ho dato, mo gliene faccio una grossa, allora vengo a casa tua. Gesù non ha chiesto niente, ha detto vengo a casa tua. È l'incontro. Quando uno incontra Gesù, che gli ha detto Gesù? Brutto peccatore. Allora tu adesso vediamo un pochettino, cominciamo un po' dei conti. Quanta roba hai pregato, gira a destra e a sinistra, quante ne hai combinate, che vuoi fare? No, Gesù non dice assolutamente niente. Niente, fa tutto da solo Zaccheo. Una volta che Gesù entra dentro casa, ci arriva da solo. Fermi tutti. Io mi sa che a qualcuno l'ho frodato. Bene, 4 volte tanto gli restituisco. Miseria, Nessun confessore darebbe questa penitenza, insomma, uno che ha frodato. Allora se gli dice restituisci quello che hai rubato, ma 4 volte tanto è di più. Poi un'altra cosa che non sarebbe indispensabile: do la metà dei miei beni ai poveri. Essere ricchi non è un peccato, è pericoloso se uno non usa bene le ricchezze. Quindi fare un gesto di elemosina, un gesto di generosità di questo genere non era strettamente obbligatorio, ma Zaccheo lo fa perché è contentissimo, ha incontrato Gesù. Perché, che cosa dice questo qui? Il momento dell'incontro con Gesù è il grande momento, tutto quanto tende a quel momento. Una volta che tu incontri realmente Gesù, da solo ci arrivi, non c'è bisogno che ti fanno le prediche, che ti dicono ah disgraziato, adesso che ne hai sbagliato, da domani ti fa così, ci arrivi. Tutto sta a arrivare al momento dell'incontro con Gesù. È chiaro che da lì poi parte un nuovo cammino. Ecco, nell'omelia precedente San Paolo spiega, no? Quando uno sta già in grazia di Dio, dice il Signore confermi l'opera della vostra fede, vi faccia crescere, vi faccia vivere a sua gloria. Quindi questo è un punto d'arrivo che a sua volta rappresenta un punto di partenza, ma è un grande punto di arrivo. E che cosa dice Gesù? Conclude: il figlio dell'uomo è venuto a cercare a salvare ciò che era perduto. E questo è un altro insegnamento molto importante per noi, che è il contrario di è entrato in casa di un peccatore. Allora, in questo mondo non c'è nessuno che è perduto, nessuno. Perché fino a quando stiamo respirando e fino a quando c'è vita, l'omelia che ho fatto ieri sera, la prima lettura è bellissima, ci ho dedicato un'omelia a parte, non è manco tutta, perché spiega proprio perché il Signore è così pieno di premura e di misericordia, perché il Signore ama le sue creature. E tutti quanti noi ci portiamo dentro una ricchezza, una bellezza unica che viene da Dio e che neanche noi stessi siamo in grado di vedere. Il Signore, fino a quando c'è vita, cerca, ecco, corregge piano piano, dice la prima lettura, e le persone che si allontanano da lui, le invita, le richiama, no? Cioè, fino a quando arriva il momento che tu cogli l'occasione, io dicevo sempre anche ai parrocchiani di Borgo San Michele dove stavo, dico, la vita cristiana funziona così, ci stanno dei treni che passano, avete visto quando la stazione di Latina è una stazione di passaggio, no? Se tu devi andare a Roma, passa il treno, si ferma un minuto e poi riparte. O tu ti fai trovare in stazione in quel momento e sali, se no il treno l'hai perso. Certo, ce ne stanno tanti altri che vanno a Roma. Allora, il nostro Signore ci aspetta da alcuni appuntamenti fondamentali. Dobbiamo salire su uno di questi treni, perché se saliamo su uno di questi treni è fatta. Però su quel treno dobbiamo salirci. Non ci fa salire nessuno a calci. Ecco la nostra collaborazione, la nostra cooperazione, quello che dipende da noi. Tutto il resto ci pensa il nostro, fatto quello, capiamo, no? Una volta che tu stai vicino a Gesù, va tutto quanto in discesa, però lo dobbiamo fare. Ecco, non pensiamo poi mai e non giudichiamo mai nessuno tacciandolo peccatore o cose di questo genere, perché Gesù l'ha detto chiaramente nel Vangelo: chi Dio è senza peccato scagli per primo la pietra. Quindi non c'è nessuno che sta in condizione di non potersi salvare, anche quando noi vedessimo delle situazioni veramente disastrose da un punto di vista umano, morale, non pensiamo mai questo è spacciato. La Madonna raccomanda sempre di pregare per la conversione di quelli che ancora non si sono aperti all'amore di Dio. E questa è l'unica cosa che dobbiamo fare.
Anche perché fino alla fine della vita noi possiamo e dobbiamo credere che il nostro Signore cerchi di fare il possibile per salvare ciò che è perduto, cioè ciò che è veramente messo male, d'accordo? Perché Gesù non è venuto soltanto per santificare i buoni, ma è venuto per tirare fuori da un mare di guai chi si è perso. Ecco, questo ce lo ha dimostrato e questo dobbiamo credere. È un bellissimo messaggio quello che viene da questa liturgia. La Madonna ci aiuti a metterlo in pratica. Permettetemi di chiudere una piccola esortazione. Siamo nel mese di novembre, in questo mese abbiamo la carità, ecco, tra le opere buone da fare, di offrire i suffragi per le anime dei nostri cari defunti e che attendono le nostre preghiere. Siamo dati Gesù e Maria.